Salve a tutti, bentrovati. Luna nuova in toro che avremo sabato. Una luna molto particolare, avremo un'eclissi solare, un'eclissi di sole, la prima che è dell'anno, no? Quindi è la prima della sequenza. E tutte le volte che abbiamo un'eclissi abbiamo delle fortissime intensità energetiche, che probabilmente alcuni di voi hanno già cominciato a percepire, a vedere accadere nelle proprie vite. Siamo in un mese che, oltre al fatto che essere il secondo mese dell'anno, dal punto di vista energetico è molto importante. Negli ultimi mesi ho proprio parlato dell'importanza dell'arrivo dell'equinozio, ho parlato proprio dell'importanza dell'energia che questo equinozio avrebbe portato, dell'equinozio di primavera, della luna che avremmo avuto con la Pasqua, che avrebbe portato l'energia del secondo raggio del nostro chakra del cuore. E dopo la Pasqua inizia anche un altro periodo di trasformazione che ho spiegato bene insieme a Clara Donini proprio nel corso che abbiamo fatto di presentazione alla Pasqua. Il fatto che Mosè anticamente aveva veramente ben compreso che si trattava di una grandissima energia cosmica che sarebbe arrivata sulla Terra, e proprio il periodo che va dalla Pasqua a quello che è poi quello che noi conosciamo come la Pentecoste, che poi avviene anche con la luna piena di giugno, è un periodo molto particolare perché dalla Pasqua alla Pentecoste, e mi sto riferendo alla Pasqua ebraica, avviene una grande trasformazione. Gli ebrei lasciarono l'Egitto e vissero il periodo nel deserto, e noi sappiamo molto bene che nel deserto ebbero poi le tavole della legge, che corrisponde con lo Shavuot, che quest'anno sarà il 4 di giugno. E questo periodo, prima che vengano date le tavole della legge, dal punto di vista energetico è molto importante. Quindi siamo in una grandissima intensità, e questa luna ci prepara già con la sua eclissi di sole, ci prepara alla luna piena successiva, che è quella che avremo nella prossima luna piena, che sarà il 16 di maggio, che è la luna del Vesak. Una luna molto importante perché? Perché questa luna del Vesak, infatti poi nella settimana entrante farò proprio un corso di quello che io ho definito la luna dell'illuminazione, che verrà il 4 e il 9 di maggio. È una luna che permette l'ingresso nella chakra della corona, e quindi nel settimo chakra, dell'energia del raggio 1. Il settimo chakra è un chakra molto particolare perché è il chakra che rappresenta la nostra connessione con la vita, ma anche col cosmo, ma anche la nostra separazione dal cosmo. Rappresenta proprio il chakra in cui sono contenuti tutti i nostri schemi mentali, è associato all'energia viola, che dal punto di vista astrologico corrisponde all'energia dell'acquario, in cui troviamo un pianeta molto importante in questo momento, che è Saturno, insieme all'asteroide Vesta, e ve ne parlerò fra poco. Ma non soltanto, perché proprio il viola è un colore che ci parla di una trasformazione. Quello che viene definito dal punto di vista dell'anatomia sottile vedica, il demone del settimo chakra è proprio l'attaccamento, cioè l'idea di avere questa percezione che le nostre credenze siano fondamentali e noi siamo attaccati a queste credenze senza in realtà renderci conto che sono quelle che limitano la nostra visione, che è proprio il tema di questa luna. E non solo limitano la nostra visione, ma l'ingresso di questo raggio 1 ha proprio il compito. Il raggio 1, legato al numero 1, è l'energia, viene chiamato dal punto di vista della numerologia esoterica anche l'energia dell'angelo della distruzione. Il raggio 1 che entra e che ha il compito di portare una nuova volontà, portare una nuova energia, una nuova forza. Il raggio 1 è il raggio della volontà potere, un'energia, una nuova volontà che sta stimolando un nuovo potere, cioè un nuovo modo di il potere, l'energia che ci muove, che ci stimola ad andare avanti, perché quello a cui abbiamo risposto fino a questo momento non è più in allineamento con noi stessi. Questa luna, come dicevo, è una nuova del toro, e il toro è legato proprio all'energia della legge d'attrazione. Il toro governa il collo, e pensate proprio dove noi giriamo il collo e dove siamo attratti. Questa legge d'attrazione è quella poi che governa anche la costruzione delle nostre vite, perché il toro è proprio legato energeticamente all'energia del nostro valore.
il valore che noi diamo a noi stessi, perché noi di solito abbiamo la tendenza, proprio per la struttura mentale che abbiamo, a dare valore a noi stessi solo sulla base di quello che abbiamo realizzato nella vita. Infatti la frase legata al toro, io possiedo, cioè sulla base di quanto ho, quante amicizie ho, quanto denaro ho, quanto ho realizzato, io do valore a me stesso, senza invece renderci conto che il nostro vero valore è rappresentato dalla nostra connessione con noi stessi. Torniamo un attimo al concetto dell'energia del raggio 1 che entra nella nostra chakra della corona e quindi fondamentalmente nell'energia della nostra testa, perché quel punto in cui entra è un punto anche energeticamente molto importante, perché è il punto che viene definito dal punto di vista anatomico il punto del corpo calloso. Cioè il corpo calloso è quella parte della nostra struttura cerebrale che permette l'unione dei due emisferi del cervello. I due emisferi del cervello sono il quoziente intellettivo e il quoziente emotivo, e noi pensiamo di usare il cervello unito, mentre in realtà il nostro cervello sta lavorando, diciamo così, proprio come sviluppo dell'umanità, per arrivare a unirsi in queste due parti. Solo pochissime persone hanno delle strutture diciamo così che connettono i due emisferi del cervello, che di loro natura sono separate, ma che stanno cercando di unirsi insieme, perché la loro unità crea appunto lo sviluppo di questa parte superiore del nostro cervello, che viene chiamata anche la terza intelligenza. Infatti l'emisfero sinistro è associato al quoziente intellettivo, che è la nostra parte razionale, mentre l'emisfero destro è associato al nostro quoziente emotivo, che è la nostra parte diciamo di visione panoramica, quella che è più connessa con l'universo. E proprio per il tipo di educazione che noi abbiamo avuto, abbiamo la tendenza a dare più enfasi all'aspetto mnemonico, all'aspetto logico, all'aspetto di conoscenza, e poca enfasi invece all'aspetto che invece dovrebbe, come diceva Einstein, essere il maestro, il nostro maestro, l'emisfero destro, che è proprio la parte creativa, la parte aperta all'universo, la parte aperta all'ignoto, che dovrebbe essere appunto, come dicevo, il maestro dell'emisfero sinistro. Quindi questo lavoro di unione dei due cervelli è fondamentale in questo punto del tempo, perché se noi vogliamo fare anche un salto di coscienza, dobbiamo imparare a sentire. I miei maestri dicevano proprio questa frase: pensare col cuore e sentire con la mente, perché l'emisfero destro, attraverso il nervo vago, governa il cuore, mentre ed è collegato a tutti gli organi del nostro corpo e quindi ha questa grande capacità percettiva, e invece l'emisfero sinistro non è connesso con nessun organo del corpo. L'emisfero destro ha una grandissima visione panoramica, una capacità proprio percettiva molto sottile, mentre l'emisfero sinistro è principalmente legato alla logica e separato anche dalla fisicità, dalla realtà. Infatti le uniche emozioni di cui è consapevole sono proprio la frustrazione e la rabbia, e il cercare di tenere l'energia all'interno della propria cornice, e quando queste energie non funzionano in modo, non riesce a coordinarlo, o avere quello che desidera, entra in frustrazione e in rabbia. E questo è un grande lavoro che dobbiamo fare, proprio per imparare a coordinare i due cervelli. Questa è anche la ragione per cui proprio in questo mese in cui viene richiesto questo grande passaggio, farò il corso dell'intelligenza spirituale, in cui vi insegno proprio a porvi delle domande. Dobbiamo imparare a farci le domande, e qui questa luna ci pone proprio questa domanda, una domanda fondamentale per poter scegliere ciò che siamo, non ciò che pensiamo di essere. Infatti una delle cose che i maestri spirituali insegnano è proprio il fatto che noi non siamo i nostri pensieri e noi non siamo le nostre emozioni, ma riuscire veramente a capire che cosa siamo è qualcosa di veramente difficile, ed è quello che questa luna mette in movimento, perché ci sta chiedendo questo salto di coscienza, questo salto di paradigma. La somma totale della luna che noi avremo sarà proprio il 4, che è il cambio di paradigma. Lavorare con la SQ ci permette di fare questo lavoro, proprio per cominciare a supportare come l'energia dell'universo supporta questo passaggio, questo grande cominciare a capire come uscire da questi attaccamenti, come uscire da questi schemi mentali. Nel mezzo, diciamo così, nell'intensità di questa energia, che sarà poi l'energia della prossima luna, la luna del Vesak, perché è legata al Buddha, perché il Buddha aveva proprio capito
come la nostra mente opera per tenerci lontano dalla nostra connessione col cosmo. E sono proprio i nostri desideri, che sono la chiave del toro, che possono, i desideri non dell'anima, ma i desideri della mente, che ci impediscono di vedere la realtà e di contattare veramente quello che siamo. Quindi siamo anche in un mese 4, ancora per poco, poi comunque entreremo nell'energia del 4, perché ricordatevi che la luna è attiva per almeno un mese, cioè dalla luna nuova alla prossima luna nuova. Quindi tutto il mese maggio praticamente sarà innescato su proprio questa energia di lavorare sulla mente per imparare a trascendere questa mente. Ed ecco anche tutto il lavoro che ho proprio programmato proprio in questo senso. In più c'è un altro aspetto, che questa luna accade proprio il 30 di aprile. Il 30 è un numero molto particolare, ci pone proprio già questa questione, perché il 30, come dicevo, è un numero particolare, perché il 3, dal punto di vista numerologico, è associato alla mente, no? Al nostro intelletto, e quindi, tra virgolette, la parte razionale. Però sempre dal punto di vista numerologico è associato anche ad un altro aspetto di noi stessi, che è il cuore, perché è legato al numero che è associato al chakra del cuore. Quindi la domanda che questa luna ci pone è proprio: che cosa sei? Chi sei? Segui, su che cosa costruisci? Perché la legge d'attrazione è proprio quella del toro, no? La tua vita, la tua manifestazione, costruisci sull'idea della tua mente, quindi su quello che pensi e credi di essere, o su quello che veramente sei, che lo senti profondamente nel tuo essere, sull'energia del tuo cuore. E infatti il 30 ci parla proprio di è un simbolo di autorità, nella numerologia sacra è all'autorità, è la leadership. Quindi ci chiede chi governa, chi sta governando dentro di te, chi ha il timone, no, della manifestazione, perché il toro, oltre ad essere la legge dell'attrazione, ha proprio questa energia di che cosa vado a manifestare, perché deve, ha la capacità di manifestare, anche legato all'energia del denaro, del possesso, ma vado a manifestare ciò che io sono veramente, attrarre nella mia vita l'energia del cuore. Ricordatevi che il cuore, anche l'Atmas ha stabilito proprio che il cuore ha una capacità di attrazione 60 volte più grande dell'energia della mente. Nel momento in cui noi entriamo nella coerenza del cuore, quindi connettiamo cervello col cuore, quindi proprio il lavoro con l'emisfero destro, la SQ, o seguiamo il nostro intelletto che è limitato dalle nostre paure. Quindi questo 3 ci può creare proprio questa frammentazione di chiederci dove vogliamo andare, chi siamo, no? Lo stesso numero 30, che è sempre il giorno della lunazione, è associato all'energia della Lamed, che significa la contemplazione del cuore. La Lamed è una lettera molto particolare, perché ci chiede non solo di apprendere, imparare, studiare, ma di imparare a vivere. Infatti, una delle cose che ha legato proprio il numero 30 è l'energia dell'insegnamento, del condividere con gli altri, ma imparando ad applicare quello in cui si crede. Perché la Lame ci dice: sì, puoi ricevere un'intuizione, ma se poi non hai la capacità o l'informazione, ma se poi non hai la capacità di portarla all'interno del tuo cuore, non sarai proprio poi in grado di manifestare assolutamente nulla. E questo 4 del mese è la Dalet, che rappresenta proprio la creazione materiale. La Dalet è legato, il numero 4 nella numerologia sacra, è legato proprio ai quattro elementi, e ci chiede che cosa? Solo quello che è in allineamento col progetto divino si manifesta. Sta invitando a chiederci che energia andiamo a mettere nella manifestazione dei quattro elementi, perché i quattro elementi, e cioè la terra, l'aria, l'acqua, il fuoco, quindi il nostro pensare, il nostro sentire, i nostri ideali, la nostra materialità, si va a modellare su quello che è l'input mentale, l'input che viene dato. L'energia segue il pensiero, ma qual è il tuo pensiero? Se prendiamo il 3 del 30 col 4 del mese, abbiamo 34, che è il numero identificati. Chi sei? È un numero di grande guarigione, che ci invita a chiedere se noi riusciamo a chiederci se noi riusciamo ad avere la forza di seguire questo cuore, anche se abbiamo un po' timore. Poi vi spiego perché, perché c'è proprio coinvolto Saturno, e permettiamo questa guarigione, o se vogliamo continuare a mantenere il controllo della situazione, delle cose. Infatti 3 e 4 fa 7, che non solo è
il numero del settimo chakra e quindi conferma di nuovo il nostro attaccamento, le nostre credenze, quello che va a manifestare l'energia, ma è anche l'arma. Nelle lettere ebraiche il numero 7 è associato alla lettera Zain, che vuol dire proprio arma, e che ci dice, ci ricorda che l'arma perfetta è l'arma dello spirito, cioè la capacità di riuscire veramente a seguire quello che noi siamo, perché il 7 è la carta anche del tarocco esoterico, numero 7, che è il carro, che ci parla che il conflitto è soltanto dentro di noi. Siamo in un grande conflitto che poi si vede rivolto, si vede riflesso anche nel mondo attraverso tutte queste prove, perché proprio il 2022 è un anno estremamente importante in cui dobbiamo andare a mettere proprio il seme di quello che siamo. E se prendiamo 2022 che fa 6, con il 7 fa 13, che è il morire al vecchio paradigma, e il 4 portare un nuovo paradigma. Quindi la forza, 4 è anche nel sistema Rosoma, la bottiglia del plesso solare, la forza di riuscire a seguire quello che noi siamo veramente, la forza di riuscire a manifestare, avere il senso di sé, di quello che siamo, e di conseguenza proprio che cosa mettiamo in moto. In questo periodo sto proprio facendo anche il corso sull'allineamento dei sette chakra, partendo dal chakra di base, ricreare tutto il nostro essere utilizzando le bottiglie del sistema Rosom, che ci aiutano proprio a allineare ogni chakra. Se avete piacere ancora di iscrivervi, il corso è già partito, ma è online e vi dà proprio la possibilità di cominciare a costruire il vostro essere divino ad un altro livello. La somma totale dell'allunazione è proprio 40, che è 40, morire e rinascere, essere alla prova ed essere una prova per superare le tensioni che vengono definite della carne, cioè la parte di noi più reattiva che vorrebbe che essere arrabbiata, che vorrebbe continuare, che è attaccata, no? A ciò che percepisce all'interno della fisicità, senza invece ascoltare la voce del proprio cuore e quello che sente veramente. Perché l'amore, poi vedremo, Venere e Vesta sono profondamente coinvolte all'interno di questa lunazione. È la chiave di questa trasformazione. Quindi, se decidi di seguire la tensione della carne o di seguire permettere alla carne, cioè alla nostra fisicità, di essere governata da ciò che sentiamo, la nostra anima, la sentiamo profondamente. Ed è questa proprio la chiave. Questa lunazione si trova a 10 gradi Toro ed è molto bello perché 10 gradi 28 e 28, 28 minuti e 28 secondi, ed è un 28 e 10, i due 28 sono un altro 10, quindi se li sommiamo abbiamo un altro 30, che è il giorno stesso della lunazione, che ci dice proprio, e lo vedremo tra un istante, che cosa comanda in te. Ecco, ricordatevi che i 10 comandamenti, che sono proprio le leggi che vengono date da Dio a Mosè, hanno un profondo significato cabalistico, perché ogni comandamento è associato ad una sfera della Kabbalah. Abbiamo 10 sfere nella Kabbalah, che sono le intelligenze, che sono associate proprio al modo in cui Dio governa la creazione, ma non solo, hanno un profondo significato numerologico. Quindi l'8 di maggio faremo proprio un viaggio anche per vedere insieme come questi 10 comandamenti originali possono supportarci nel ritorno all'energia, connessione divina, che è proprio quello che il 2022 sta cercando di portare all'essere umano. L'essere umano che cambia paradigma e mette le fondamenta della sua luce. Il simbolo sabbiano di questa luna è una donna che innaffia dei fiori. E proprio la domanda è: cosa stai innaffiando dentro di te? Ci chiede una raffinatura del nostro ego, cioè della nostra personalità, di quello che pensiamo di essere. È un invito a focalizzare la nostra mente, ricordatevi tutto il lavoro sulla meditazione, sullo sviluppare un senso maturo di se stessi, non più un senso basato sugli istinti che possono deviarci e condurre verso aspetti di noi che possono non essere piacevoli. E ci vuole invitare a costruire una personalità bellissima, cioè una nostra mentale, un emotivo e un comportamento che diventi infuso della nostra luce, ci sta qui. portando a maturare, vivendo a delle esperienze emotive che ci portino a una piena comprensione, perché dobbiamo coltivare veramente i fiori che noi siamo. Quindi dobbiamo lavorare il 10 dal punto di vista numerologico, rappresenta il lasciarci alle spalle tutte le nostre dipendenze mentali,
mentali, emotive, di comportamento per diventare veramente se noi stessi. Col Sole e la Luna abbiamo un'eclissi di Sole. L'eclissi di Sole è un'enfatizzazione sulla nuova Luna, quindi un'enfatizzazione su nuovi inizi, sulle nuove possibilità. Ma dipende proprio a noi, in questo caso, proprio rispondendo a questa domanda, non con la mia mente, come la mia mente vuole rispondere, ma come io sentirei, cioè che cosa è più importante per me in questo momento. E congiunto al Sole e alla Luna abbiamo Urano, Urano che si trova a 14 gradi. Il 14 è un numero che di nuovo ci ricorda il potere del cambiamento, perché è un numero di cambiamento, e ci ricorda, vuoi manipolare, vuoi utilizzare le cose a tuo intento, a tuo valore, o segui veramente l'energia creativa. Il 14 è anche il numero della Kundalini, del risveglio che è in atto dentro di te. Luna, Sole e con questa eclissi solare e Urano stanno cercando, Urano sta portando una liberazione, una fortissima liberazione dal passato, sono quadrati proprio a, poiché congiunti anche col nodo nord, sono quadrati a Saturno e Vesta. Il nodo nord rappresenta il nostro futuro, quello che dobbiamo coltivare dentro di noi per diventare migliori, per seguire il nostro Dharma. E il nodo sud invece rappresenta il nostro karma. E Saturno sta creando un quadrato perfetto, un angolo di 90 gradi, Saturno e Vesta, sia col nodo nord che col nodo sud. Quindi è come un quadrato a T, in realtà si chiama così, una stasi, una pausa di riflessione. Infatti Saturno è anche a volte la responsabilità, di prendersi la responsabilità di un passaggio, ma anche il timore di questo passaggio, perché ci impiega, ci invita a una grande trasparenza. Il fatto che sia congiunto a Vesta, poi torno ai nodi lunari, è molto importante, perché Vesta è una dea particolare, un asteroide, ed è rappresenta dentro di noi quella fiamma che è la fiamma dentro noi stessi che ci dà la scintilla della vita, che ci ispira a volare verso la nostra casa, verso quello che noi sentiamo vero per noi stessi. Vesta come dea non poté innamorarsi, perché lei doveva prendersi proprio cura di questa fiamma, e se avesse questa fiamma si fosse spenta, Roma sarebbe morta. Per cui fondamentalmente, pensate che Roma è l'anagramma di Amor, se noi lasciamo spegnere questa fiamma dentro di noi, questa fiamma di seguire l'energia dell'amore, abbiamo il rischio di morire simbolicamente, naturalmente, a quello che noi siamo veramente, perché andiamo a nutrire aspetti di noi stessi che sono solamente legati alla rabbia, alla frustrazione. Quindi questo Saturno che ha questo quadrato a T, sia col nodo lunare, di conseguenza poi con Urano e la Luna e il Sole, e col nodo sud. Il nodo sud ci chiede di elevare, che il nostro karma, no? Di lasciare andare dei comportamenti che non ci servono più, che sono obsoleti, e il simbolo del nodo sud ci invita proprio a fare un passaggio, a elevarci sopra le nostre reazioni istintive, mentre il nodo nord ci sta chiedendo di darci, di certificare il nostro valore. Quello che vali dipende da quello che segui, non da quello che hai. E quindi questo è un grande cambio di paradigma che questa luna ci impone, perché in più crea un bellissimo, non so se riesco a farvelo vedere, un bellissimo, questo è un boomerang, che è una yod, e con una parte sotto collegata a Palla di Atene, un boomerang connesso a Omea, la dea Omea. Vuol dire che c'è una tensione molto forte fra Giove e Venere, che poi governa il Toro, che è il segno in cui ci troviamo, e Senna e Ecate, che si trovano anche loro nel Toro, verso Omea, che è in Bilancia. Ci sta chiedendo una grande riflessione di interiore. La dea che rappresenta, la dea della fertilità, una connessione con il mondo naturale inteso come la nostra sorgente interiore, è legato proprio al potere della vita che trionfa sopra le avversità, semplicemente facendo riferimento a quelle risorse interiori che ci danno la forza e la connessione spirituale anche nei momenti più difficili. Senna ci chiede di costruire un nuovo approccio alla vita, che non sia
basato, come Hecate ci dice, sulla violenza, su un approccio violento alla sopravvivenza. Quindi ci sta chiedendo un nuovo modo di essere. E Giove e Venere, che vi dicevo prima all'inizio, sono molto importanti, che sono l'altro aspetto di questo boomerang, sono una chiave, perché Venere governa il Toro. Venere in questo momento, insieme a Giove, insieme a Nettuno, insieme a Marte, insieme a Giunone, si trovano nei Pesci. I Pesci ci danno una grande sensibilità, ma sono anche il limite che noi a volte abbiamo, perché sono la prigionia della personalità. Venere e Giove, che sono congiunti, sono esattamente allo stesso grado e sono il grado 27, che rappresenta segui la tua passione, cioè segui ciò che per te è importante, ciò che ami veramente. Giove ci chiede di andare avanti, di espandere la nostra visione, perché immaginate, i Pesci tende a chiudere, no? È la prigionia della personalità, è proprio delle emozioni del passato. E però è anche il dio della luce, che quindi ci sta chiedendo di andare oltre questa energia, diciamo così, limitante. E Venere ci mette di fronte a una situazione di amore, perché ci sta chiedendo di seguire questa energia dell'amore e di non seguire l'energia materiale. Quindi ci troviamo in situazioni, questa luna ci mette di fronte, di muoverci in modo diverso. Tra l'altro, proprio potrebbero esserci dei grandissimi nuovi inizi anche a livello emotivo, perché sono proprio nell'energia dell'acqua, che è proprio legato al nostro sentire. E vicino a loro, a 24 gradi, c'è Nettuno che ci sta chiedendo di scendere in alto inganno. Il simbolo di Nettuno è proprio il potere dell'anima di intervenire nella nostra vita per indurre delle catarsi, e Venere e Giove stanno chiedendo un bisogno istintivo di crescita, e Marte ci sta aiutando a dare la forza, a dar prova di noi stessi, ha proprio la capacità di assumerci questa responsabilità con una grande intensità emotiva, perché Giunone ci mostra quanta intensità emotiva, e Saturno è lì che ci sta osservando se andare in una nuova direzione o no, perché i due nodi lunari, che sono il Scorpione nel sud e il nord nel Toro, rappresentano il bivio, il crossroad a cui noi siamo. L'invito in questa luna è fondamentalmente a conquistare gli ostacoli, a permetterci di essere illuminati, perché la chiave del boomerang è proprio l'energia di Palla di Atena, che si trova a 0 gradi Toro. Palla di Atena è la dea della saggezza, è la dea che rappresenta che proprio la luce, l'illuminazione della nostra luce, della nostra mente, e ci sta invitando a manifestare in modo puro il nostro essere, la nostra vera natura, quello che noi siamo, e a non essere limitati dalle nostre paure. Quindi c'è la possibilità di questo nuovo inizio, siamo proprio messi alla prova, c'è solo un piccolo fuoco nel nostro cuore, una piccola luce, ma noi dobbiamo cogliere questa luce per un nuovo inizio e per questa grande trasformazione. Plutone sta creando un sestile con Venere e Giove e con Sedna e Mercurio. Plutone sta invitando a tirare fuori, a rivelare le nostre profondità, andare in contatto, ad affrontare le paure del nostro inconscio, perché ricordatevi che Plutone è la nostra risorsa. Se noi abbiamo il coraggio di guardare questa paura e accoglierla e andare invece dove ci porta la direzione del nostro cuore, avrà proprio un grande significato, no? Mercurio sta entrando nei Gemelli e sta lavorando per unire queste due parti di noi stessi, che sono la personalità e l'anima. Tra l'altro, Venere è il governatore esoterico dei Gemelli e lavora insieme sempre a Mercurio e a Marte. Pensate che con Mercurio Hermes ha avuto anche un figlio, quello che noi chiamiamo l'ermafrodito. Hermes e Afrodite, Venere greca, hanno avuto questo figlio, l'ermafrodito. Quindi la capacità di unire e diventare integri dentro di noi è un passaggio importante che durerà per tutto un mese, quindi dobbiamo proprio fare questo lavoro sulla nostra mente per cominciare a scardinare questi schemi mentali e affidarci a seguire proprio quella che noi percepiamo come la sorgente. L'altro aspetto di Venere è che la governatrice del Toro non solo, ma governa anche la bilancia, e quindi in bilancia abbiamo Umea,
che sta, che rappresenta, che la casa è la bilancia, è il segno zodiacale che sta cercando questo matrimonio interiore, questa meditazione per questo matrimonio interiore, la contemplazione, il simbolo della bilancia. Quindi una riflessione a muoverci in una nuova direzione. Quindi lo vedremo soprattutto accadere dopo la luna. Adesso stiamo vedendo muoversi delle cose, ma vedremo nelle prossime settimane questo passaggio. Un mese di lavorare sui nostri schemi mentali, sul nostro chakra della corona, e anche, ricordatevi, anche sul chakra di base, perché è comunque, sono le due estremità, la corona non si può aprire se non abbiamo delle solide fondamenta, perché le nostre credenze sono sempre limitate dalla sopravvivenza, dalla paura della sopravvivenza. Quindi dobbiamo fare proprio un lavoro, di 10 ti dice togliere queste dipendenze, ricevere una nuova luce dentro di noi e iniziare a seguire linee che il divino, in un certo senso, attraverso la cabala, la numerologia, l'esoterismo, ci ha dato per tornare a lui. Come agisco? E che, su che cosa baso la mia azione? E il coraggio di seguire il proprio cuore, perché quello che sceglierete sarà quello che andrete a manifestare. Ricordo a tutti che trovate tutte le informazioni sul nostro sito, sezione calendari, dove trovate i seminari. Per qualunque informazione potete contattare la nostra segreteria. Quindi grazie a tutti e buona luna, e come che Dio vi benedica e vi porti questa guida interiore in questo momento così intenso. L'eclissi di sole ci sta aiutando verso questo grande nuovo inizio, il seme dell'uomo divino, il 2022. Questo è il primo passo. Un abbraccio grande. Ciao ciao.